Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video di pulizie motivazionali. Iniziamo bene la giornata con una colazione sana, quindi cereali e latte di mandorla, e sia per me che per Pia, che poi andiamo ad accompagnare con un kiwi che ci dividiamo ovviamente. Iniziamo con le pulizie di tutti i giorni, quindi rifacendo i letti. Avevo già aperto le finestre prima di accompagnare Giorgia a scuola e al ritorno le ho messe basculanti e ho fatto i letti, ma più tardi arriveranno altri due ospiti a tenerci compagnia, cioè che sì. Thank you.
qui sono tutte le cose che abbiamo accumulato che sono da buttare. Quella lì non lo so perché è del mio vicino. E adesso le andiamo a caricare in macchina, così domani le portiamo in discarica. Thank you.
adesso siamo di sotto. Vi faccio vedere la situazione che c'è di nuovo nella prima stanza, perché è quella su cui andremo un pochettino a lavorare adesso, perché nella seconda, a parte i vestiti, diciamo che non è che si può fare più molti, cioè ci sono ancora tante cose da fare, però volevo andare a operare un pochettino qua oggi. Quindi la situazione è questa: qui stamattina era tutto pieno di sacchi neri, quelli che erano di là, questo si è mosso adesso. Ok. Vi ricordate i sacchi neri, quelli che erano là da buttare? Li abbiamo portati via tutti con la mamma stamattina. Ieri li abbiamo sistemati, come vi dicevo, davanti, e li abbiamo portati via tutti. Adesso devo ancora, pulire bene là, levare quei sacchi, poi guardare gli scatoloni. Qui c'è rimasto un sacco. Vabbè, lasciamo stare, tanto devo... qui c'è ancora un sacco, vedete? Ma lì ce n'è ancora un altro. E tanto devo appunto portarla via. Qui c'è da sistemare un po' di roba. Lì ci sono dei giubbotti da mettere via che non so dove infilarmi, perché le scatole, avete visto, le abbiamo controllate tutte. Quello che c'era da buttare l'abbiamo buttato, però comunque c'è tanta roba. Devo ancora guardare queste. Speriamo che riesco a farci stare i giubbotti, che sono per l'inverno per i bambini. Qui abbiamo pulito, prima non si poteva andare, vabbè, a parte la muffa, ma calcolate che questo bagno è stato inutilizzato per 4 anni e non c'è riscaldamento, non c'è niente, quindi bisogna intervenire un pochettino ancora. Però per il momento abbiamo levato tutte le ragnatele, abbiamo pulito bene il water perché sennò era impossibile appoggiarci, e adesso abbiamo messo qui le cassette con l'acqua, e comunque è utilizzabile come bagno. E momentaneamente ho messo qua il triciclo ieri perché di Pia, perché appunto abbiamo portato dentro, ci abbiamo portato di là i sacchi, e quindi questo l'ho messo qua. Infatti lì, se guardate, c'è anche il passeggino. Perciò adesso andiamo a mettere questi due sacchi in macchina e forse anche questo TV, se non sbaglio, da buttare. Comunque carichiamo dell'altra roba, perché lunedì andrò di nuovo in discarica, domani no perché è sabato, tutti i bambini a casa, di certo non li lascio in casa da soli per andare in discarica, ma lunedì vedo di andare di nuovo. Quindi in questi giorni ci andiamo a infilare le varie cose che troviamo che sono da buttare, così almeno lunedì faccio un altro giro e un po' di qua, un po' di là, vediamo di buttare via la roba che è rotta, che non serve e via. E boh, era tanto per farvi vedere com'è la situazione adesso. Qui c'è un'altra borsa di vestiti da buttare, e poi lì in mezzo ci sono, se non sbaglio, borse di vestiti da guardare ancora. E poi c'è, vabbè, gli scatoloni mi servono per mettere via la roba. E poi ci sono biciclette che ormai non ci servono più, che sono da portare in associazione. E quindi quando poi porterò quelli, cioè quando porterò gli scatoloni con i vestiti, cercherò di far entrare anche... se riesco, volevo fare questa settimana che viene, di modo che poi pulisco la macchina e rimonto tutto. Infatti devo sentire la signora per vedere quando è che posso andarli a portare gli scatoloni e i giocattoli grossi, che tanto a noi non servono più. Là dietro invece ci sono i vasi, perché vorrei piantare, vorrei fare le piantine di pomodori, e quindi dobbiamo cercare appunto di mettere in ordine per riuscire ad arrivare là. Adesso partiamo, perché se parlo solo e basta non... Ciao ragazzi! Non serve a niente. Quindi partiamo, e questo qui è il mobile che ho smontato dalla camera. Sono in dubbio se buttarlo oppure no, perché potrebbe essere utile come scaffale per metterci dentro della roba, però mi dà poi l'idea di tenere altra rumenta. Quindi adesso devo un attimino parlare con Maurizio e vedere lui cosa ne pensa, perché se mi dice di sì lo monto di là dove volevo montarlo, se mi dice di no lo carico in macchina e lo butto. Comunque
Quella lì funziona, è nuova, lì ci è arrivata Pia che l'ha pasticciata e lì ci manca il piedino da attaccarci, però funziona. E niente, quindi cominciamo perché a parole non si conclude niente. Via! Thank you.
4 ore dopo. Allora, questo è quello che ho stirato fino a l'una più o meno, che poi abbiamo pranzato. E adesso che sono le 3, ho ripreso e lì invece c'è la roba che devo portare giù, quella che è da dare all'associazione o quella che è da mettere via estiva oppure invernale dei bambini. E questa qua invece appunto è tutta quella che sto stirando, piegando, vabbè, tipo gli asciugamani li piego solo. Allora, io smetterò alle 18 e quindi vediamo alle 18 la differenza tra questo e quello che sarà. Ogni tanto vi farò vedere un po' qualche pezzettino magari mentre stiro. E poi alle 18 facciamo il check finale di tutta la roba che sono riuscita a stirare oggi. La domenica dovrebbe essere il giorno del riposo, ma non per una mamma di famiglia numerosa, ecco. Ma credo un po' per nessuno, anche per le donne che magari tutta la settimana lavorano. Sicuramente la domenica è difficile che stanno sedute a riposare, ma magari fanno tutte quelle cose che in settimana non riescono a fare. Ed ecco, per me, che ho 6 figli, la domenica è come la vostra, quindi non sto seduta per niente. Comunque, vado avanti a stirare, se no mi perdo in chiacchiere e non stiro. Thank you.
Per oggi ho finito Queste di qui sono tutte le stirare. cose che dovrò portare giù, che li sono ancora grandi, che li sono grandi, che sono invernali, che a Sabina non vanno più, che a Giada non vanno più, no? Perché tutte le cose che non vanno più a Giada e a Gabriele le ho buttate in questo sacco, quindi abbiamo un altro sacco di vestiti da buttare. Qui c'è tutta roba da portare lì sotto, invernale oppure diciamo grande o comunque estiva. Mentre invece qua c'è tutta la roba che ho stirato o solamente piegato, come vi dicevo. Adesso le calze sono da portare giù. C'è chi ha un po' di più, chi ha un po' di meno, ma se non altro ho stirato tante, stirato poi è una parola grossa, comunque, tante lenzuola. Niente, la roba mia di Maurizio, di Pia e della cucina è tutta quanta assieme in quelle due pile lì. Poi lì invece c'è la roba di Sabrina, Giorgia, Manuel, Gabriele e Giada a due pile. Poi ci sono le calze e una camicia, una giacchetta che mi rifiuto di stirare assolutamente. Come avete visto, dice Sabrina, come avete visto, ho steso, ho messo fuori anche se è nuvolo. Però poi tra un po', tanto di notte la tiro dentro, la tiriamo dentro, però almeno è stesa lì e via. Per adesso inizia a prendere un po' d'aria. Io spero che questo video di pulizie motivazionali vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!